Ok, allora siamo con Giuditta Pini, responsabile segreteria Giovani Democratici di Modena. Chiediamo subito come è nata l'idea di questa manifestazione. Ma l'idea è nata dopo che abbiamo letto sui giornali le affermazioni di Giovanardi che paragonava il bacio tra donne a qualcuno che faceva la pipì in pubblico. Ci è sembrato assurdo, per cui per farvi capire che non è così schifoso, anzi è un gesto d'amore, abbiamo deciso di organizzare un bel bacio collettivo vicino a casa sua, così capiva che non faceva così schifo, insomma. Visto che a noi è sembrato veramente un atteggiamento offensivo nei confronti di tutti, non solo degli omosessuali, di chiunque abbia un sentimento d'amore nei confronti di un'altra persona, abbiamo deciso che all'ignoranza si può rispondere solo con un gesto d'affetto ed un bacio. Se Giovanardi ha qualche problema, venisse in piazza e vedesse che la gente che si bacia non dà fastidio, è un gesto d'amore. Le associazioni che hanno aderito a questa manifestazione? Allora, sono un sacco, io cerco di citarle tutte, ovviamente il Partito Democratico, Arcigay di Modena, Agedo di Modena, la Federazione degli Studenti Nazionale, Sinistra Ecologia e Libertà di Modena, Fuori Classe, Amnesty International di Modena, nella Dalla Brianza, altre associazioni che adesso l'Ottavo Colore di Parma, altre associazioni omosessuali di cui ora mi... E poi hanno aderito anche i ragazzi dello Spazio Autonomo Guernica di Modena. Quello che ha detto Giovanardi è sicuramente una cosa triste e infelice, che noi quotidianamente affrontiamo, noi come coppie gay, noi come gay single che nelle famiglie veniamo spesso emarginati, che veniamo trattati male, perché purtroppo i nostri genitori non sempre hanno gli strumenti per capire e per comprendere che l'omosessualità è una condizione naturale della persona e che è un modo di essere, no? E quindi queste parole che Giovanardi vomita quotidianamente, perché in questi anni l'ha fatto tantissime volte, sono sempre una piccola ferita che si va ad acuire sui tanti giovani e non solo i giovani che vivono in una condizione veramente di sentirsi screditati di fronte alla società. Siete tutti pronti? Ok, Giovanardi ha detto recentemente che le sue parole sono state manipolate per montare la polemica. La tua risposta? La mia risposta l'abbiamo data prima facendo leggere a un gruppo di attori le sue dichiarazioni. Non sono state manipolate, semplicemente lui ha detto che il bacio tra omosessuali, tra persone dello stesso sesso, ma anche tutti i baci dovrebbero essere fatti in privato perché può dar fastidio. Così ha paragonato il bacio in pubblico. Ha detto che è come se uno fa la pipì in privato in bagno, uno la pipì la fa in bagno, non la fa in pubblico. E quindi cioè, non è stato manipolato, è semplicemente una sintesi, perché i giornali non possono mettere un titolo di 8 pagine. Non è nuovo Giovanardi a queste cose. Credo che questo sguardo indignato che ci siamo insomma sentiti addosso da Giovanardi, dai politici come lui, insomma, che vogliono cercare di giudicare ogni nostra azione, sia da rivolgere in Italia su altre questioni molto molto più urgenti. Penso al tema della corruzione, penso al tema dell'estrema diffusione della mafia, penso al tema della violenza sulle donne. Io non ho sentito Giovanardi mai una volta alzare la propria voce rispetto a tutte queste donne ammazzate anche nella nostra città. Però la cosa che mi ha fatto indignare doppiamente è l'affermazione di Giovanardi a seguito della proclamazione di questa giornata di protesta contro le sue affermazioni, in cui ci ha paragonato, ancora una volta, a dei fascisti che cercano di tappare la bocca a chi esprime liberamente la propria opinione. Premesso che se Hitler e Mussolini si fossero baciati anziché prendersela con Churchill, forse oggi le cose sarebbero andate diversamente, quindi non penso proprio che le due cose possano essere paragonate. Però voglio dire un'altra cosa, ricordando fatti di violenza come quello di Catania o come quello che ricordava qui prima la responsabile delle donne del PD,
c'è solo una riflessione da fare, è che questa violenza è figlia di quelle dichiarazioni ed è contro questo che protestiamo. Grazie. La stampa ha appoggiato questa manifestazione oppure è rimasta un po' dietro le linee? No, la stampa ha appoggiato la manifestazione, diciamo appoggiato, ci ha fatto molta pubblicità, diciamo, soprattutto quando Giovanardi ci ha accusato di fascismo, perché è stata una scelta sbagliatissima da parte sua. I fascisti non andavano a limonare sotto casa degli antifascisti. L'unica malattia che attiene all'omosessualità è l'omofobia. Lo dice la parola stessa, fobia, paura irrazionale, malata dell'omosessualità. L'omosessualità temo proprio sia incurabile, ma l'omofobia si può curare. Non bisogna avercela con gli omofobi, sono solo persone cui va impedito di fare del male e che poi vanno curate e aiutate. E basta anche con la favoletta, che però almeno la Chiesa Cattolica ha il diritto di... La Chiesa Cattolica se l'è presa comoda, ma alla fine ha dovuto rassegnarsi all'idea che la Terra giri intorno al Sole. Si rassegnerà anche all'idea che un uomo giri intorno all'altro uomo. Visto che sei dentro Giovani Democratici, quindi diciamo la nuova classe politica che arriverà, pensi che il rispetto verrà implementato nel loro DNA rispetto alla classe politica attuale, rispetto per le libertà, per i diritti? Guarda, noi come Giovani Democratici siamo molto molto sensibili a questa tematica, abbiamo aderito all'Europride Roma, abbiamo delegato i diritti civili, sì. Io credo che ormai, cioè, la nostra generazione non ha più senso fare le sostituzioni, le sentiamo nostre.